Il progetto parte nel 2019 con l'intuizione dell'avvocato Falcomatà, che ha diciamo, immaginato quelle che potevano essere delle politiche di sostegno al nostro territorio, quindi con un'unica cabina di regia che è, appunto, è la città metropolitana. Un progetto che guarda ovviamente con profondo interesse a un territorio che spesso e volentieri ha lamentato difficoltà nelle politiche di accoglienza, dispersione scolastica, disagi sociali dei nostri giovani che spesso e volentieri si ritrovano a non sapere come, ecco, affrontare nella quotidianità queste problematiche. E da qui appunto la selezione di tantissimi professionisti nel settore che hanno contribuito in questa fase proprio a rendere più agevole questo percorso. Ecco, noi abbiamo l'ambizione di mettere in campo un progetto che possa essere vicino ai nostri concittadini proprio per eliminare queste disparità alle nostre latitudini. Sappiamo che è un progetto ambizioso, non semplice da realizzare, perché, come ben lei mi insegnerà, partire da un progetto così importante che poi monitorare quelle che sono le ricadute sul territorio non è assolutamente semplice, quindi l'ambizione è quello proprio di monitorare costantemente quelle che poi saranno, speriamo a stretto giro, delle ricadute positive per chi dovrà usufruire in prima persona di queste, appunto piccole proposte che noi stiamo provando a mettere in campo. Questo progetto è Walk the Line, che è nato nel 2019. È inizialmente un po' sfortunato perché poi è arrivata la pandemia e quindi abbiamo dovuto bloccare tutto, e poi, ecco, attraverso delle interlocuzioni col Ministero degli Interni siamo riusciti a rimodularlo e riuscire quindi a partire concretamente nel 2022. È un progetto delicato perché appunto viviamo in un territorio molto fragile, quello che è della città metropolitana di Reggio Calabria, perché sappiamo bene che qui, ecco, abbiamo dei contesti dove è nata l'Ndrangheta, quindi abbiamo dei contesti un po' difficili, e tutte queste figure professionali che sono state contrattualizzate con questo progetto hanno cercato di rapportarsi, di dialogare in questi contesti difficili e delicati, e sono soddisfatto perché i risultati sono davvero positivi. Siamo riusciti ad aprire un dialogo, a instaurare dei percorsi di crescita e quindi soprattutto con questi giovani, perché questo progetto è incardinato su dei giovani, anzi giovanissimi, che vanno dai 16 anni ai 25 anni. Nel progetto si può svolgere una serie di attività, cioè abbiamo ad esempio delle strutture che abbiamo, diciamo, strutture, ad esempio qui a Reggio Calabria, un bene confiscato alla criminalità organizzata, dove abbiamo fatto appunto una sede di questo progetto, e poi un'altra struttura a Rosarno e un'altra a Caulonia. Però noi attraverso il Tribunale per i Minori, attraverso le comunità famiglia, ci vengono selezionati alcuni giovani che hanno delle difficoltà, ma non solo da un punto di vista, ecco, diciamo criminale, ma anche di dispersione scolastica, quindi giovani che hanno delle difficoltà generali, e attraverso queste nostre figure professionali cerchiamo di dare un supporto non solo ai giovani ma anche alle famiglie per cercare di far riemergere la volontà, la determinazione, la passione dei nostri giovani, attraverso anche la possibilità di un supporto nell'orientamento lavorativo, e quindi riuscire, ecco, a capire quali è che sono le sue inclinazioni, quelle le sue passioni, e cercare, ecco, di indirizzarle verso quella formazione professionale. E adesso è il momento in cui, proprio con l'evento di oggi, daremo uno slancio diverso, proprio con l'auspicio di poter concretizzare le attività di questo progetto, che erano state programmate e che sono di fondamentale importanza per i giovani della nostra città metropolitana, che sempre più speriamo possano rimanere a vitalizzare questa terra.